Buonasera a tutti, ben trovati con Fabio Sinatti che ovviamente vi fa tanti auguri di buon anno per quanto riguarda il podismo e in questa serata vi facciamo un pochino una carrellata un po' sulle manifestazioni, alcune delle manifestazioni che si sono disputate nel 2016 e che hanno dato come risultato una partecipazione molto molto ampia per quanto riguarda il podismo, quindi gli atleti, una partecipazione sempre molto assidua che abbiamo visto con le manifestazioni si sono sempre maggiormente incrementate. Ecco qui diciamo che vediamo un po' le immagini che partono dal capodanno di corsa, quindi San Giovanni Valdarno, che ogni anno si presenta all'attenzione diciamo degli appassionati con questa corsa che per molti versi è abbastanza difficoltosa perché dopo la nottata dell'ultimo dell'anno partecipare al primo dell'anno diventa un pochino complicato. Comunque sia, molti sono i partecipanti a questa manifestazione perché vogliono proprio partire bene con l'anno nuovo e anche quest'anno, il primo dell'anno alle ore 10, sempre da San Giovanni Valdarno, si disputerà la 41esima edizione del Capodanno di corsa, quindi una edizione importante perché risulta fra le manifestazioni più antiche della provincia di Arezzo e diciamo che con il capodanno di corsa si riparte anche per tutta la stagione, diciamo, annuale del podismo, del cross, dei trail e quant'altro. Ecco, dobbiamo dire che si è completato anche nel 2016 un anno importante per quanto concerne il Grand Prix, un'edizione numero 25 particolarmente importante che ha visto la presenza di tantissimi partecipanti, di cui fanno parte un po' anche le gare che facciamo vedere in questa carrellata abbastanza sintetica del podismo e quindi delle corse che sono disputate nella provincia di Arezzo, ma non soltanto. Ecco, dobbiamo dire che il Grand Prix ha ripreso subito con il 26 di dicembre, la corsa di Natale, che poi ormai si stabilizzerà proprio nel giorno di Santo Stefano, quindi anche nei prossimi anni, nel 2017, sarà il 26 di dicembre questa corsa di Natale che ha visto anche quest'anno una presenza importante che faremo vedere nella prossima trasmissione di Podismo Atletica. Questa è una trasmissione speciale, proprio una carrellata abbastanza sintetica di alcune manifestazioni del 2016 che andiamo a fare rivedere. Qui intanto siamo passati alla Befana Campestre, una manifestazione che ha visto anche l'anno scorso una presenza importante di partecipanti. Quest'anno, come lo scorso anno, valida per il circuito anche del Grand Prix Cross Toscano della FIDAL. E quindi rivivremo anche qui il 6 di gennaio un'altra manifestazione di prestigio per quanto riguarda la nostra provincia, in campo dei cross, che poi proseguirà anche a fine gennaio con la corsa ad Ambra per quanto concerne i campionati di società, quindi Arezzo sempre tappa importante per questi avvenimenti. Ecco, dobbiamo dire anche per quanto concerne poi il Grand Prix, quest'anno andrà addirittura anche l'8 di gennaio a Grassina di provincia di Firenze in una gara di 15 km e mezzo, quindi l'8 gennaio sarà la quarta prova del circuito del Grand Prix, quindi pensate nello spazio di 15 giorni, già quattro prove del circuito del Grand Prix 2017. Questo significa che diciamo, il circuito del Grand Prix si è molto allargato, quest'anno si è ampliato con la presenza anche di alcune figure nuove per quanto riguarda questo circuito. E poi andremo il 19 di febbraio addirittura a Montepulciano Stazione per la passeggiata itinerante di chilometri 13, memoria Anna Maria Rossi. Ecco, quindi anche lì un altro appuntamento nuovo per quanto riguarda questo circuito del Grand Prix. Poi le consuete manifestazioni come il 5 di marzo a Castiglion del Lago per quanto riguarda la Strasimeno, una manifestazione con varie tappe dai 10, 21, 30, 42, 58 km, quindi per tutte diciamo, le possibilità, quindi tutti diciamo, il transito per gli atleti che potranno accedere tranquillamente alla corsa che ritengono più opportuno. Poi andremo invece il 19 di marzo a Rassina nella maratonina del Casentino, mezza maratona del Casentino. Quest'anno si è spostata quindi dall'Alto Casentino diciamo, nel medio basso Casentino.
Quindi questa volta andremo a fare tappa proprio a Rassina per questa mezza maratona indicativa, perché non saranno più delle mezze maratone, saranno solo quelle ufficiali che la federazione ha imposto. Quindi le distanze dei 10 km, dei 15 km, dei 20 km, della 21.097, della 30 e della 42 e poi della 50 e 100 km dovranno essere solo gare FIDAL. In quel caso lì soltanto, ahimè, i tesserati alla FIDAL potranno partecipare, gli enti di promozione sportiva potranno partecipare solo, diciamo, inserendo poi una run card. E qui intanto siamo passati a un'altra delle manifestazioni, questa ad Empoli, una gara di cross che quest'anno sarà sede proprio della seconda prova del campionato di società di corsa campestre, quindi in una bellissima zona ad Empoli, dove verrà disputata la giornata proprio delle cross, quindi un gran galà del cross regionale, dove veramente parteciperanno tantissimi concorrenti, diciamo, di tutta la Toscana. Ecco, poi proseguiremo con il 2 di aprile a San Zeno, invece, la camminata della Val di Chiana, per quanto riguarda questa manifestazione di 15 km con la Val di Chiana e poi anche le colline limitrofe ad Agazzi. Il 17 di aprile invece torneremo nel centro della città con la Parco Corsa, una delle manifestazioni che ormai è consueta essere presente in tutte le nostre annate, è giunta addirittura alla 17ª edizione. Anche questa è una gara che, beh, ha un suo fascino, quindi di conseguenza è molto partecipata. Poi dal 17 di aprile andremo al 1º maggio, la Corsa dei Tre Paesi, invece a Citerna, in provincia di Perugia, quindi diciamo nella parte umbra, andremo a gareggiare con questi 13 km, che ormai anche questa è diventata una consuetudine per quanto riguarda il circuito anche del Grand Prix. Il 7 maggio invece con la Subiano, con la Green Cup di Subiano, andremo alla corsa organizzata dalla Marathon Subiano. Poi ci sarà il 28 di maggio invece la scalata al castello, che quest'anno potrebbe essere abbinata addirittura anche ad un trofeo delle regioni di atletica leggera nei giorni precedenti. Quindi vedremo un po', ancora questo è tutto da decifrare, da definire, però sicuramente ci sarà qualche novità per quanto riguarda la scalata al castello 2017, che sarà la sua 45ª edizione, quindi un importante traguardo dei 45 anni di questa gara, che ormai è diventata la più blasonata della provincia di Arezzo. Poi invece andremo al 10 di giugno a Capolona per la marcia longa di Capolona di sabato pomeriggio, mentre la domenica mattina andremo all'Eco Cross di Monticello a Terranova Bracciolini, quindi anche questa è un'altra degli appuntamenti abbastanza importanti dell'inizio, diciamo, estate, chiamiamolo così, insieme a quella di Ruscello, che ormai è diventata anche questa un'altra delle gare più antiche della provincia d'Arezzo. Sarà la 44ª edizione del Trofeo Sestini, una gara molto impegnativa. Poi ci sarà il mese di luglio, che anche quest'anno sarà, direi, abbastanza corposo, con almeno una gara nuova, quella che si disputerà a Terontola, la corsa del CSI, che viene organizzata per la prima volta, diciamo, nella zona di Terontola, nell'oratorio che è stato realizzato diciamo, dalla parrocchia e dai volontari. Poi il 24 di luglio invece avremo a Levanel, come le comandar di notte, un altro degli appuntamenti del lunedì di luglio molto importante. Intanto qui vediamo le immagini che scorrono, sono riferite alla Parco Corsa, una, come dicevamo, delle manifestazioni che è stata molto apprezzata per le sue caratteristiche. Questo andare tra un parco e l'altro sicuramente ha dato visibilità e soprattutto anche, beh, un pizzico di curiosità da parte di molti atleti anche provenienti da fuori provincia. Dicevamo luglio ancora con la Rana Running, che sarà fatta a Broglio tra fine luglio e primi di agosto, insieme anche alla corsa del Grand Prix. Poi andremo all'11 di agosto invece con la corsa delle Vertighe di Monte San Savino, una gara anche questa qui collaudatissima, che si presenta sempre all'attenzione del folto
pubblico, diciamo, dei concorrenti partecipanti, una gara in piena estate che però non viene disdegnata, anzi viene molto apprezzata anche per quello che avverrà dopo la corsa, quindi quello stare insieme nel cenare insieme con i frati della comunità del Santuario delle Vertighe. Poi il 17 di agosto invece torneremo sempre nella zona della Val Tiberina con la Corrilerchi, un'altra gara in provincia di Perugia, direi molto anche questa qui molto partecipata. E poi andremo nel settembre, un settembre particolarmente intenso, quello del 3 settembre con il trofeo Sironofori a Montevarchi. Poi andremo a Montagnano invece per la Montagnanata, che quest'anno sarà anche questa qui disputata sempre infrasettimanale, visto il successo, nonostante il tempo non avesse permesso grandi cose. Ecco, intanto vediamo l'arrivo di Filippo Chiolini, che quest'anno ha realizzato anche una società nuova per conto suo, la Freerunner. E quindi, ecco, dicevamo, sarà l'occasione anche per Montagnano di potersi cimentare, ritornare ai vecchi fausti che aveva negli anni 80-90, dove riuscì a portare anche atleti di un certo prestigio. Poi a fine settembre, diciamo, ci saranno ancora altre competizioni un po' nella zona. Ci sarà il Giro dei Laghi che verrà disputato a Chiusi, quindi andremo un'altra volta nel Senese, e poi torneremo ad Arezzo invece con la Corripuglia il 1° di ottobre, circuito Corripuglia, che anche quest'anno probabilmente dovrebbe essere Randei. Poi l'8 la passeggiata alla fiera di Sinalunga, e poi il 29 ottobre la Maratona Città d'Arezzo edizione numero 16. Poi ancora, per quanto riguarda l'ultima gara del Grand Prix, il 12 novembre il Memorial Gabriele Annetti, un trail di 12 e 22 km. E poi, come dicevamo, si terminerà con la corsa di Natale il 26 di dicembre 2017, però il Grand Prix si completerà il 12 di novembre. Ecco, qui intanto vediamo anche le Vivi Città, un'altra delle manifestazioni che Arezzo ha ospitato, quindi è ormai diventato una habitué anche questa presenza di gare all'interno della città, che sicuramente hanno invogliato molti diciamo, a calzare le scarpe e a indossare la maglietta per correre. Quindi una cultura che si sta espandendo sempre, sempre di più. Ancora vedete proprio nella zona della città, che anche questa qui ha portato senz'altro movimento e soprattutto la passione per la corsa, un po' perché è uno stile di vita modificato, un po' anche perché effettivamente, diciamo, l'appetito viene mangiando, quindi nei momenti in cui si fanno presenti, sono presenti a queste competizioni, poi dopo si entusiasmano, cominciano a prenderci il gusto giusto. E poi, perché no, visitare anche la città correndo non è una cosa così sgradevole, anche nei vicoli che ci sono, quindi tutte queste caratteristiche che permettono le corse che altrimenti, un po' per pigrizia, un po' perché a volte non ci sono le opportunità, non si possono rivivere queste situazioni così particolari. Qui intanto vediamo proprio l'arrivo di Alessandro Annetti, che è stato un po' il protagonista, l'atleta dell'anno in campo maschile per quanto riguarda il Grand Prix, e la Roberta Bellardinelli per quanto riguarda quello femminile. E qui siamo ripartiti invece con ovviamente l'edizione numero 44 della Scalata al Castello, che anche quest'anno, diciamo, è stata un pochino disturbata dalla pioggia, ma soltanto nel finale della corsa in circuito, poi dopo della corsa, diciamo, degli amatori, poi dopo invece ci ha permesso di ripartire, diciamo, in maniera funzionale. Qui intanto vedete proprio la Scalata al Castello, bella giornata, poi dopo improvvisamente pioggia che ha un pochino condizionato gli aspetti collaterali che la scalata a volte offre con questa opportunità. Quest'anno, come dicevamo, dovrebbe essere l'occasione anche per poter realizzare una competizione nei giorni precedenti, questo trofeo delle regioni di atletica leggera, quindi alternando l'atletica leggera con
con il podismo, in questo caso in due giornate distinte, proprio per portare ad Arezzo il maggior numero di partecipanti provenienti da tutte le parti d'Italia e non solo, perché poi ovviamente c'è la gara anche in circuito, che questa porterà atleti anche di, a livello internazionale, presenti ad Arezzo. Dicevamo, ancora non sappiamo come sarà la struttura organizzativa di questa scalata a Castello, perché potrebbe esserci anche la possibilità di un'eventuale gara in circuito in notturna il sabato sera, quindi un forcing del sabato e la mattina invece la gara in linea per gli amatori, ma tutto, come ripetiamo, ancora da decidere in virtù di quello che verrà un pochino concordato con la federazione. Ecco, tornando un po' anche al discorso del Grand Prix, il circuito del Grand Prix che quest'anno ha compiuto 25 anni, ricordiamo che la vittoria in campo maschile è andata Alessandro Annetti davanti a Mirko Refi, terzo posto Leonardo Fatichenti, che è stato un po' l'ideatore, della, diciamo, l'organizzatore per quanto riguardava le classifiche, quindi quello che ha tenuto conto un po' tutto l'anno di tutte le gare che sono disputate. In campo femminile invece la vittoria è andata a Roberta Belardinelli davanti a Patrizia Lacrimini e Lucia Boncompagni. Nelle varie categorie i vincitori, il podio l'hanno assunto Giacomo Ragazzini, Marco Matini e Filippo Chiolini per quanto riguarda la categoria A. Nella categoria B invece Angelo Mattoni, Cristiano Orsini Federici e Maurizio Maggi. Nella categoria C la vittoria invece è andata a Massimo Frontani davanti a Aldo Soldini e Stefano Sinatti. E poi per quanto riguarda la categoria degli argento invece ha vinto Lucio Floridi davanti a Gisto Forzini e Moreno Sinatti, mentre nella categoria degli oro, sempre anche questa qui una categoria che fino a qualche anno fa non era neanche prevista, ma che adesso proprio la partecipazione, la presenza anche di atleti non più giovanissimi permettono di realizzare, ha vinto Silvano Sguerri davanti a Milka Rigibin e Donza Emilio. Tanto qui vediamo proprio la gara femminile che è stata leggermente posticipata proprio per la pioggia che aveva un pochino ostacolato la partenza ufficiale della competizione. E continuando per quanto riguarda invece il settore femminile, nella categoria delle più giovani Camilla Fontani ha vinto davanti a Genziana Cenni ed Erika Fabianelli, mentre nella categoria delle master Nicoletta Sanarelli ha vinto su Lucia Tiberi e Laura Gianfranceschi, mentre nelle over Antonella Sassi ha vinto davanti a Carmela Mascolo e Rosalba Panichi. Il settore giovanile, che purtroppo direi per quanto riguarda almeno il podismo, sta ottenendo non buoni risultati, quindi un po' meno la presenza dei mezzofondisti per quanto riguarda le gare, e qui comunque sia ha vinto Gregorio Volpi davanti a Jacopo Volpi e Leonardo Baldi in campo maschile, mentre Vanessa Baldi, Alessia Falchi e Sofia Casini per quanto riguarda il settore femminile. Dicevamo che il settore giovanile purtroppo è, diciamo che molti sono presenti al campo scuola, molti diciamo fanno gli allenamenti, però poi dopo li vediamo un po' di meno nelle varie competizioni, anche se in quelle invece ufficiali della federazione per quanto riguarda i cross, che ora inizieranno come dicevamo già da gennaio, vedremo delle presenze importanti. Ecco, intanto vediamo proprio la gara invece in circuito maschile, che anche quest'anno ha visto sempre una presenza importante di atleti di altissimo livello. Locomua, l'atleta che è andata a vincere, che purtroppo poi è deceduto proprio nel settembre scorso in un incidente in Kenya, doveva essere presente alla maratona città d'Arezzo e addirittura era uno degli atleti diciamo emergenti in campo mondiale per quanto riguarda proprio i risultati tecnici, potrebbe essere un grandissimo maratoneta, non a caso aveva intorno all'ora netta nella mezza maratona, e quindi ad Arezzo l'obiettivo era quello proprio di scendere sotto l'ora 1. Purtroppo questa mancanza improvvisa ha veramente danneggiato tutti.
Intanto qui siamo passati invece alla passeggiata alla fiera, un'altra dei cardini del podismo, diciamo, locale, con tanti partecipanti anche in questa circostanza, un'edizione sempre particolarmente partecipata. E direi un plauso va un po' a tutti gli organizzatori che anche nel 2016 hanno organizzato al meglio le gare. Sicuramente sono migliorati gli aspetti, diciamo, estetici, organizzativi. Per quanto riguarda le classifiche migliorate, senz'altro ci sono quasi classifiche, diciamo, in diretta, e poi anche video e anche fotografie, quindi diciamo che le condizioni in cui anche gli atleti stanno vivendo giorno per giorno questa passione per il podismo è migliorata notevolmente. Ci sono sempre maggiori persone interessate, ma soprattutto qualificate, che stanno realizzando competizione a medio e alto livello. Ecco qui, diciamo, questa è la manifestazione della passeggiata alla fiera di Sinalunga. Gli amici di Sinalunga, anche loro non organizzano soltanto questa gara, questa chiaramente è il top del top per quanto riguarda la loro, diciamo, prerogativa principale, ma non disdegnano anche altre gare di contorno, ma soprattutto il supporto, perché poi le società serve anche questo. Hanno organizzato i campionati italiani WISP di corsa campestre, quindi l'anno prossimo sarà sede anche dei campionati regionali di mezza maratona WISP. Ecco qui intanto ancora una presenza, quindi una carrellata di questi partecipanti. E ricordo anche che il 2017 è partito sempre nei migliori, diciamo, auspici per quanto riguarda la corsa di Natale, dove c'è stata già una bella partecipazione, ma soprattutto agguerrita, molto incerta. Vedremo veramente un anno 2017, ci aspettiamo, molto combattivo e soprattutto, diciamo, pieno anche di successi nei confronti degli atleti che si stanno impegnando, si stanno dedicando a questo sport che, diciamo, non è che diano grandi possibilità economiche, però le soddisfazioni ci sono anche in questo caso. Ecco, tutti coloro che sono anche interessati a inserirsi nel circuito del Grand Prix, ricordiamo che già dal 26 di dicembre la gara è stata valida per il circuito Grand Prix 2017, la 26esima edizione. Fino alla quarta edizione, alla quarta prova, possono essere ancora iscritti al circuito del Grand Prix prendendo anche i punteggi precedenti, quindi questo può essere fatto. E poi anche per quanto riguarda gli inserimenti delle gare nel circuito del Grand Prix, come abbiamo detto già, abbiamo dato una carrellata di quello che avverrà nel 2017. Ancora ci sono spazi forse per qualche gara, se ci sono, se fossero delle realtà, società che vogliono inserire la propria gara nel circuito del Grand Prix, lo facciano presente in maniera molto, molto rapida, in modo tale da poter stilare una. Diciamo un calendario definito, in modo tale che questo poi permetta a tutti gli atleti di organizzarsi. Intanto abbiamo visto qui Niolo Attilio, uno dei protagonisti, e qui Roberta Belardinelli per quanto riguarda il settore femminile. Quindi dicevamo che il circuito del Grand Prix è partito alla grande, 26 dicembre, poi abbiamo detto il primo dell'anno, il 6 gennaio, 8 gennaio. Intanto, ovviamente, l'altra manifestazione, forse quella da un punto di vista, diciamo, dell'impatto sulla città, la più importante, la Maratonia Città di Arezzo, che quest'anno ha visto oltre 2.000 atleti al via, veramente una marea impressionante di partecipanti, ma soprattutto la gioia di poter essere presente a questa manifestazione da parte delle famiglie, da parte dei bambini, da parte degli atleti di un certo livello. Quindi, insomma, è un'occasione che noi abbiamo sempre denominato un'occasione unica per poter partecipare, essere lì, essere presenti. E diciamo, l'auspicio è che anche nel 2017 possa essere una grande manifestazione con una bella giornata in questa maniera, in cui anche il sindaco ci ha promesso che sarà della partita, quindi partirà anche lui in questa occasione. Quindi, ecco, quindi coinvolgere proprio tutte le realtà, da quelle sociali, da quelle anche politiche, da quelle economiche, in un unico progetto, quello proprio della
della corsa, quindi la città che in questa occasione, nell'ultima domenica di ottobre, 29 ottobre, possa essere veramente una giornata speciale per la corsa, ma soprattutto per la città di Arezzo, in cui diventa la capitale, diciamo, della giornata per quanto riguarda questa provincia, in cui l'interesse è comune per cercare di portare spettacolo, di portare anche economia, ma soprattutto di divertirsi tutti insieme in un grande spettacolo che è la corsa, e questa sicuramente può permettere. Ecco, chiaramente potremo assistere alla presenza di atleti di un certo livello, come alla presenza invece di molte scuole che vi partecipano per uno scopo benefico, come l'AVO, come, diciamo, le scuole che vi hanno partecipato, come il campionato italiano dei medici, dei consulenti del lavoro, dei vigili del fuoco in questo caso qui. Quindi, insomma, ecco, tutta una specie di aggregazione fra realtà e situazioni diverse che però accomunate da sempre l'unico scopo, quello di divertirsi, di fare divertire e soprattutto di portare anche immagine di Arezzo nel mondo, che è anche un'altra cosa importante. Qui vediamo intanto l'arrivo dell'atleta che ha vinto questa competizione in uno scenario stupendo come Via Roma e Via Crispi, che oramai è diventato un po' l'appuntamento principale per i grandi eventi del podismo aretino. Qui vediamo anche l'arrivo della prima donna, una panoramica sulla città di Arezzo, una giornata stupenda che ovviamente aiuta moltissimo a realizzare le manifestazioni. Invece qui la nebbia nell'ultima gara del Grand Prix, quel trail del Memorianetti, con anche la piccola defaillance per quanto riguardava il percorso che è stato manomesso proprio all'ultimo momento. Comunque, diciamo che tutto sommato è venuta una buona competizione, tanti partecipanti e soprattutto tanta condivisione anche sulla manifestazione, che aveva uno spirito ben particolare, quello di ricordare Gabriele Annetti, un nostro giovane atleta scomparso precocemente. Qui intanto vediamo alcune fasi proprio della manifestazione offuscata un po' dalla nebbia. Forse questo, diciamo, ha perso un po' la bellezza della gara, perché c'erano dei luoghi particolarmente suggestivi e spettacolari che metteva un po' tutti nelle condizioni di apprezzarlo anche in maniera migliore. Qui siamo nella zona del Castello di Policiano, che probabilmente nel cinquantesimo della scalata al castello potremo, perché no, ritornare a Policiano per fare questo cinquantennale particolare, suggestivo, ritornare alle origini per quanto riguarda la scalata al castello. Per adesso ci stiamo transitando con il trail del Memorianetti, poi dopo verificheremo se ci saranno le condizioni invece per poter fare e ritornare con la scalata al castello originaria di questa zona. Intanto gli aspetti proprio folcloristici, ma soprattutto ecologici della manifestazione, che sicuramente è il bello di questa gara, che ha dato a tutti la possibilità di poter vivere una giornata particolare. Quindi siamo un po' a conclusione anche di questa carrellata del 2016, ovviamente sperando che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto nella maniera migliore. Ovviamente anche noi dobbiamo migliorarci, ma con il vostro aiuto, sicuramente con la vostra partecipazione, ma anche con i vostri consigli, potremo riuscire ancora a diventare più grandi, e questo permetterà senz'altro anche al podismo di avere una sua collocazione ben definita. Quindi l'augurio per tutti gli appassionati di podismo e di una buona corsa 2017. Un buon anno, perché sia veramente un anno di sport, di spettacolo, ma soprattutto di rispetto nei confronti di tutti. E poi, ovviamente, che possiate correre e che possiamo correre in libertà, senza drammi, senza situazioni particolari, ma soprattutto con lo spirito di divertirci, di stare bene tutti insieme, di essere amici uno con l'altro. Grazie a voi tutti, ovviamente. Un fine anno 2016 e un grandissimo inizio di 2017. Arrivederci da Fabio Sinatti alle prossime trasmissioni.